stiamo facendo una battaglia che ci sembra più che giusta, perché esiste una legge, vogliamo che sia applicata, non vogliamo togliere niente a nessuno, ma semplicemente che vengano date le spiagge libere a chi non ha la possibilità di pagarsi uno stabilimento. Siccome la legge lo consente, hanno stanziato dei soldi, giustamente vogliamo che siano applicati, niente di più. Al di là dell'attività locale c'era bisogno di un coordinamento a livello nazionale per difendere insieme l'importanza delle spiagge libere e soprattutto per quanto riguarda l'applicazione della normativa europea al diritto nazionale. Quindi c'è bisogno di questo coordinamento perché, sebbene le competenze sono comunali sulle spiagge libere, l'attuazione della direttiva Bolkestein, o meglio il recepimento della direttiva Bolkestein, ha comportato il fatto che anche lo Stato italiano si dovesse e si debba adeguare appunto a questa normativa, motivo per cui c'era bisogno di metterci insieme a livello nazionale per far sentire la voce di chi rapporta queste istanze a livello nazionale. La garanzia per un modello diverso sia di gestione dei litorali sia specificamente sulle spiagge libere passa dalla disapplicazione della proroga delle concessioni balneari che è stata prevista dall'ultimo decreto, questo il decreto rilancio. No, nessun governo in nessun colore perde occasione per prevedere una proroga delle concessioni. Non è possibile che la spiaggia è pulita solo, esclusivamente curata solo in quei mesi e solo quando ci sono gli ombrelloni. Poi un'altra cosa, per evitare ovviamente danni a queste enormi strutture che nel tempo, come dicevate voi, si sono accumulate e prendono la spiaggia come se fosse una cosa loro, come se fosse una cava, e la mettono a muro davanti. Non so se avete notato durante l'inverno passeggiando, mettono praticamente, chiudono con questa spiaggia come dei montarozzi fanno, e chiudono tutto in modo tale che si risparmiano la loro opera, diciamo, no? di cose. Non è possibile continuare ad accettare questo modo di gestire. Quindi, accanto alla problematica della disponibilità e della fruizione e dell'accesso, c'è un grossissimo problema di sensibilità. Ora, noi abbiamo lavorato tanto qui a Terracina con i balneari, nel senso che quando siamo nati come circolo abbiamo immediatamente creduto in una possibilità di sviluppo nuovo e abbiamo fatto con loro testimoni tutti i miei amici di Legambiente, tutti noi abbiamo lavorato durante l'estate duramente per esempio fare delle campagne molto intense contro la plastica. A Terracina hanno risposto che ci sono 7 km di spiaggia libera su 12. Io vorrei sapere dove sono. Bravo. Perché io non li vedo. Andiamoli a trovare. Andiamoli a misurare proprio. Questo è uno dei pochi tratti liberi di spiaggia adiacente con quelli attrezzati. Dobbiamo vigilare per non perdere quelli che sono i nostri diritti, il diritto alla spiaggia, un giorno potrebbe essere il diritto alla montagna, cioè gli spazi liberi sono di tutti e devono rimanere di tutti. I famosi beni comuni, il mare, montagna, certo. Questo, diciamo, decennale, secolare proroga automatica che ha fatto sì che in tanti luoghi si sono creati questi stabilimenti balneari, poi o si danno in eredità oppure si vendono a milioni e milioni di euro le concessioni. Delle mettere a gara nel ricevimento della Bolkestein è importante dal nostro punto di vista, non perché siamo amanti della libera concorrenza, ma perché ci sembra che un concessionario su un bene comune, sapendo che ha tempo determinato e che poi deve concorrere dopo 4 anni, non fa degli investimenti anche correndo dei rischi di abusivismo che sono un po' dappertutto in Italia. Che sono stati relazionati dal demanio queste cose.
Quindi periodicamente tutti concorrono nel presentare dei progetti di maggiore utilità pubblica, prevedendo tutta una serie di servizi, diciamo, per poter poi operare. Questo è il primo punto fondamentale, per cui è uno dei motivi per cui poi ci siamo coordinati a livello nazionale, per poter far sì che ci siano delle norme di carattere generale uguali per tutti. Quali? Per esempio quello della percentuale da garantire a spiagge libere, quello, diciamo, di prevedere che tra una concessione e la successiva ci sia una spiaggia libera, non ci sia una continuità di stabilimenti balneari che creano poi in tante realtà, soprattutto a Roma, il cosiddetto lungomuro. Se tu praticamente, diciamo, con dei muretti, insomma, più o meno alti, oppure con delle siepi, il mare non lo vedi, non ci accedi. Quindi un po' è questo. Poi la situazione degli abusi o comunque, diciamo, di questi privilegi sono un po' diffusi in tutta Italia. Ci sono chiaramente delle differenze. Queste differenze ci sono anche nello stesso comune. Per esempio nel mio comune a Pozzuoli noi abbiamo dei tratti, diciamo, di litorale differenti. Abbiamo l'Icola che più o meno si presenta, diciamo, come da voi. Chiaramente, diciamo, ha subito tutta una serie di cose che non vi sto più a raccontare ed è una periferia molto degradata. Invece abbiamo la parte centrale, Arco Felice Luprino, che è un po' quella lì storica, la parte proprio privilegiata, è stata privilegiata, diciamo, nei millenni passati, diciamo, dagli imperatori romani per le terme, diciamo, e altre cose che ci sono, e privilegiate anche adesso. C'è un problema in questi luoghi privilegiati, che i concessionari non usano più gli arenili per farci, diciamo, i servizi balneari, ma tendono, diciamo, attraverso il cemento, attraverso le pedane, attraverso, diciamo, varie forme e chiaramente, diciamo, cusure, di realizzarci ristoranti, eventi matrimoniali, cerimonie.